Buonasera. Anche quest'anno arriva il libro Strenna che l'amministrazione fioranese offre ai suoi cittadini in occasione delle festività natalizie. Domenica alla Storia viene presentato Mi ritorna in mente due, a cura di Luciano Callegari e Luigi Giuliani, che ascoltiamo ai nostri microfoni. Come da più di 10 anni, domenica verrà presentato un nuovo libro che verrà dato in dono ai fioranesi. Si tratta di un nuovo volume quest'anno. Sì, e mi ritorna in mente due, perché la prima edizione l'abbiamo fatta l'anno scorso. Si tratta di un ripescaggio della nostra memoria, soprattutto usufruendo di quell'enorme bagaglio culturale che ci ha lasciato Natale Amici, che ha scritto ben 75 racconti dedicati a Fiorano. Di questi 75, una buona parte sono andati nel libro dell'anno scorso. Quest'anno ne abbiamo ripescati 7, ai quali abbiamo aggiunto 6 testimonianze di Spezzano, così per coprire un po' tutto il territorio comunale. Come avete avuto l'idea di fare questo dono ai fioranesi e come avete avuto l'idea di questo libro? L'idea è nata tanti anni fa dall'amministrazione comunale, viene proseguita anche dall'attuale sindaco e giunta. È un'idea molto bella perché si ripesca il passato e si sa che se uno non ha memoria non ha anche il futuro. Tanti ricordi, quali sono quelli più belli? Ma sono piacevoli perché soprattutto Natale Amici, in questo secondo libro, parla delle attività che c'erano negli anni 40 e 50 a Fiorano, parla dei personaggi, parla delle attività sportive, mentre per quanto riguarda l'altra parte del territorio di Spezzano, e c'è descritta come la situazione di Nirano, ad esempio, della Via Chianca, della Fredda Vecchia e della Fredda Nuova, che sono dei rioni di cui si sa ben poco e probabilmente col libro si saprà un po' di più. Il programma natalizio del weekend prevede anche Frozen, giochi a tema in piazza a cura del gruppo Babele. Il gruppo System ha registrato un fatturato del 15% in più rispetto ai 387 milioni di euro del 2014. La presenza internazionale del gruppo è confermata ai 25 paesi, con 35 società operative. Tra le numerose novità e investimenti presentati dal presidente del gruppo System, Franco Stefani, l'acquisizione conclusa nell'ultima settimana della Cale Italia di Borgotaro, in cui verrà costruita una nuova divisione di Laminam. L'operazione salverà 100 dipendenti dell'azienda in crisi. Protestano i cittadini di Ubersetto per la pericolosità di via Viazza Primo Tronco, percorsa ad alte velocità a causa delle sue dimensioni troppo ampie e dell'assenza di dissuasori. Dopo l'ennesimo incidente di domenica scorsa, i residenti chiedono attraversamenti in sicurezza e una pista ciclabile. Continuano le polemiche sui botti di fine anno. L'amministrazione ha fatto sapere che il divieto di sparare fuochi artificiali sul suolo pubblico esiste già, invitando i cittadini a farlo rispettare. Il Movimento 5 Stelle sottolinea l'impossibilità dei controlli e chiede al Comune di organizzare un'alternativa in centro alla sera di San Silvestro, con giochi diversi o aree in sicurezza dove sparare i botti. Passiamo allo sport. Presso la chiesa parrocchiale di Spezzano è in programma il Natale dello Sportivo, iniziativa promossa dalla Spezzanese durante la quale verrà consegnato il terzo defibrillatore, offerto dall'Agenzia Onoranze Funebri Cristian Teggi. Donazione che insieme a quelle del Rotary e della ditta Reba va a coprire il fabbisogno della società per gli impianti sportivi in cui svolge l'attività. Grazie per essere stati con noi, per questa edizione è tutto, arrivederci alla prossima settimana.